Siete mai stati ad Anagni? No? Beh, dovete assolutamente rimediare. Siamo nel Lazio, in provincia di Frosinone, a 40 km da Roma, in Ciociaria. È un comune italiano che vanta circa 21.000 abitanti, chiamato la città dei papi, perché ha dato i natali a numerosi pontefici ed è stata a lungo residenza papale. Inutile ricordarvi quanto il nome di questo incantevole comune laziale sia intriso di storia. Per rendersene conto, basta anche soltanto citare su tutti il nome di Papa Bonifacio VIII e il celebre episodio dello schiaffo di Anagni. Addirittura Dante scrisse di Anagni, precisamente nel 20° canto del Purgatorio. «Veggio in Alagna entrarlo fiordaliso e nel vicario suo Cristo esser catto. Veggiolo un'altra volta esser deriso, veggio rinovellar l'aceto e il fele e fra vivi ladroni essere anciso». Dalla letteratura alle pagine di spettacolo, da ieri a oggi, in un salto cronologico e mondano, diciamo rapidamente che Anagni non ha dato solo i natali ai grandi papi e uomini di chiesa, ma anche a scultori, compositori, asceti e persino a un'attrice italiana molto famosa e avvenente di oggi, Manuela Arcuri. Ma il vero fascino di Anagni sta nell'attraversare i suoi vicoli tortuosi e malinconici, nel respirare quell'atmosfera così pregna di storia e memoria. Sono diversi i monumenti da poter ammirare, a partire dal Duomo, che sorge proprio sulla sommità dell'Acropoli. Un'affascinante commistione di stili architettonici la caratterizza, dal romanico al gotico, senza contare la bellezza del pregevole pavimento e degli affreschi nella cripta, raffiguranti scene dell'Antico e del Nuovo Testamento. Proseguendo nella vostra passeggiata alla ricerca dei tesori di Anagni, potreste dare uno sguardo al Palazzo della Regione, costruito nel 1163 da quell'architetto bresciano Jacopo d'Aiseo che costituì la Lega Lombarda, e al Palazzo Papale. Quest'ultimo è, per ovvie ragioni, detto il Palazzo di Bonifacio VIII, ed è proprio qui che ebbe luogo il famigerato schiaffo di Anagni. Infine, non perdetevi Casagigli, un'antica residenza medievale che si ritiene aver ospitato addirittura Dante Alighieri, ristrutturata nel XIX secolo ad opera dell'artista svedese Albert Barnekow. È da lui che ha ripreso il nuovo nome, tant'è che oggi è conosciuta come Casa Barnekow. Assolutamente pittoresco l'esterno, con una graziosa scalinata che porta al primo piano e grandi ed eleganti arcate a tutto sesto. A 46 km da Verona, sulle sponde del lago di Garda, sorge Brenzone, un comune formato da 24 piccoli paesini, contrade o frazioni che dir si voglia, distribuite lungo il suo territorio. Ecco già una prima preziosa particolarità di questo luogo, il cui territorio comunale comprende anche parte del massiccio del Monte Baldo, ovvero la zona di Val Vaccara, una valle che taglia trasversalmente il massiccio del suddetto monte per una lunghezza di circa 20 km. Ma torniamo a concentrarci sulla virtù logistica di un posto che non ha un centro e una periferia, ma conta sulla bellezza di paesini vicini gli uni gli altri, con vaste aree verdi dove la natura trionfa, fra cipressi e soprattutto ulivi. Non a caso Brenzone è sulla Riviera degli Olivi, e di nuovo non a caso, lì si produce un olio extravergine di oliva fra i più prelibati. Un paesaggio incantevole e a tratti incontaminato, quello di Brenzone e dintorni, tanto che in alcune zone sorgono appena 4-5 case in tutto, spesso denominate con il prefisso ca, che in dialetto sta appunto a significare casa. Segue ovviamente il cognome, che indica come le famiglie fossero già da tempi antichi distribuite nei piccoli centri del comune. Un comune che deve quindi la sua importanza alla molteplicità di elementi che lo compongono, di cui non possiamo non citare il magico lago di Garda. Suso in Italia bella giace un lago, a piè dell'Alpe che serra la Magna, sovra Tiralli c'ha nome Benaco.
Sono parole di Dante Alighieri, tratte dal 20° canto dell'Inferno della sua Divina Commedia, che descrivono il lago Benaco, antico nome per indicare il Garda. A poco servono le presentazioni, quando si parla di uno dei laghi più ampi e incantevoli del nostro paese, luogo di ispirazione per grandi artisti che da sempre vi hanno soggiornato, da Goethe a Ibsen, da Byron a Foscolo, da Carducci a Rilke e ancora da D'Annunzio a Gide fino a Lorenz. Oggi è meta ambita dai turisti, imperdibile per gli amanti della natura e dello sport, soprattutto della vela. E sulla riva sinistra del lago, proprio di fronte a Brenzone, si trova l'isolotto di Trimelone, lungo circa 200 metri, dove sono stati abbandonati dei residuati bellici. La terza isola in ordine di grandezza del lago di Garda è infatti famosa per essere stata una polveriera, su cui vennero raccolti ordigni inesplosi delle guerre mondiali. Tutte le strade portano a Roma, ma solo una è in grado di immergervi in millenni di storia o distrarvi lungo vetrine modernissime, Via del Corso. Passato e futuro infatti si incontrano e si incrociano indissolubilmente nella strada principale del Tridente, quello che da Porta del Popolo, porta principale della città eterna, veicolava il traffico verso le basiliche maggiori. Da una parte via di Ripetta, che porta a Ponte Sant'Angelo e San Pietro, dall'altra via del Babuino, che oltre Piazza di Spagna saliva verso Santa Maria Maggiore. Nel mezzo via del Corso, che attraversando il Campo Marzio raggiungeva il Palazzo Pontificio di Piazza Venezia e proseguiva poi per il Laterano. Anticamente il suo tracciato rettilineo veniva chiamato la Via Lata. Il nome Corso lo deve originariamente all'usanza della corsa dei cavalli berberi, svoltasi fino al 1883 e poi interrotta a seguito di un incidente mortale. Nel 1900 divenne Corso Umberto I, dopo l'assassinio del sovrano, e 40 anni più tardi sarà chiamata Corso del Popolo, finché nel 1946 assumerà il nome per cui è nota oggi, Via del Corso. È una strada ad altissima frequentazione turistica per il suo interesse insieme artistico e commerciale e si estende per più di 1,5 km, congiungendo due piazze cruciali per il centro di Roma, Piazza Venezia e Piazza del Popolo. Famosa via dello shopping, con marche e brand di fama internazionale, e meta dello struscio adolescenziale capitolino, con adolescenti pronti ad incontrarvisi fra una passeggiata e l'altra il sabato pomeriggio, Via del Corso è una strada ricca di storia e di arte, come testimonia la considerevole quantità di palazzi e gentilizi e di chiese. Per non parlare di musei, quali il Museo del Corso, che ospita mostre sempre più interessanti e al passo con i tempi. Ma ora seguiteci. Partiamo da Piazza Venezia e proviamo a vedere cosa troviamo percorrendola da cima a fondo. Intanto troviamo subito il 600° Palazzo Bonaparte, o Misciattelli, seguito dal barocco Palazzo Salviati e da Palazzo dei Scalchi del XIX secolo. Più avanti c'è Palazzo Doria con la Galleria Dora Pamphili e ancora la Chiesa di San Marcello e il Palazzo Sciarra Colonna. Ecco, non potrete non fermarvi di fronte a Piazza Colonna. Da una parte troverete l'ex Galleria Colonna, oggi Alberto Sordi, in onore e ricordo dell'attore forse più rappresentativo dello spirito della città eterna. Dall'altra parte, la colonna che dà il nome alla piazza, quella di Marco Aurelio, e davanti l'entrata del 500° Palazzo Chigi, ex sede dell'ambasciata dell'Impero Austro-Ungarico e oggi sede del Consiglio dei Ministri. Alla sua sinistra c'è Palazzo Wedekind, sede del quotidiano nazionale Il Tempo, che vanta un porticato di colonne ioniche originarie dell'antica città di Veio. Proseguendo avanti troviamo la chiesa dei Santi Bartolomeo e Alessandro dei Bergamaschi e Palazzo Ferraioli, un tempo proprietà della famiglia degli Aldobrandini e oggi sede di rappresentanza delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta. Un altro palazzo storico di indubbio interesse è senz'altro Palazzo Ruspoli, sede del museo della Fondazione Memmo. E ancora una chiesa famosa è quella di San Carlo al Corso, con una cupola di notevole fascino e grandezza realizzata da Pietro da Cortona. Più avanti troveremo altre due chiese,
quella di Gesù e Maria e quella di San Giacomo in Augusta, con l'annesso ospedale del XIV secolo. Infine, al termine della via, proprio affacciate su Piazza del Popolo, troverete le due chiese di Santa Maria in Montesanto e Santa Maria dei Miracoli. E se nel frattempo vi venisse voglia di immaginare gli artisti che vissero lungo questa celebre via, basti pensare che Largo Goldoni si deve all'omonimo scrittore che vi visse e che a Via del Corso, 18, c'è ancora, visitabile come museo, Casa Goethe, dove l'autore tedesco soggiornò dal 1786 al 1788, periodo in cui scrisse, evidentemente ispirato, il Carnevale Romano e il Viaggio in Italia.